Amici dell'Eterni, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Teste di Calcio. Come sapete, Virtus Entella Ternana non si è giocata per via delle piogge abbattutesi sulla Liguria, che hanno reso parte impraticabile il campo, ma difficile anche arrivarci. Anzi, va il nostro pensiero e solidarietà a tutta la popolazione ligure e tutta la popolazione italiana che sta nelle stesse condizioni, perché grazie alla lungimirante, come dire, politica di questo paese siamo in brache di tela. Bene, dice, allora non abbiamo giocato, di che parlate, ma volevamo lasciarvi soli di martedì sera a vedere cose tristi in televisione. No, ci siamo. Ci siamo. Non c'è niente stasera in televisione, per cui siete obbligati a vederci. Tra l'altro, siccome non sappiamo di che parlare, non abbiamo portato stasera proprio formazione tipo allargata, in modo che anche se uno lo diceva, stiamo scherzando, abbiamo roba grossa in vendola. Saluto Gigi Manini, buonasera. Livia Torre, buonasera. Ciao. Enrico Briotti, buonasera. Che è? Ho fatto la riverenza. Ecco, che tristezza. Massimo Mingiarelli, salam. A posto. Vedi. Tu che vuoi fare, Francesco? Buonasera. Petrelli, anzi, meno male, uno normale l'abbiamo trovato. Allora, vi preannuncio che avremo in collegamento telefonico il mister Attilio Tesser e Fabio Pisacane, giusto? Sì. Ve l'avevamo annunciato la settimana scorsa, che però era un po' troppo a caldo per farlo parlare subito. Proveremo a chiarire quello che è successo due sabati fa a Liberati. No, che era lunedì sera, in occasione della partita contro l'Avellino. Mingiare sta fermo, per cortesia. No, vedo che stai un attimo così sopra pensiero. È solo ipercritico? No, nel senso che cogli ogni occasione per sottolineare un eventuale gaffo del conduttore, vero? Che tra l'altro me l'ho ripreso da solo. È proprio pessimo. Non parliamo male. Va bene. Arrivate vicini voi due. Nobile. Ah, siete rimessi vicini anche stasera. Mi sembra molto lucido. Gigi, tanto che aspettiamo, vogliamo parlare del turno campionato. Sì, del turno appena trascorso. Purtroppo i nostri cugini hanno perso in casa. Dai, ma solo le Perugia tu parli? No, dico purtroppo. Mingiarelli, siete proprio... No, volevo dire che essendo nostri, diciamo, corregionali, ecco, cugini corregionali, insomma. Anzi, io mi sento con grandi rimostranze, io mi sento di invece ringraziare, sottolinealo, i tifosi, questo è vero, Renato Curi, solidali con, questo è vero, anzi forse è la frangia più, è la frangia più accesa della tifoseria, quindi ecco, questo bisogna dire, no, solidali con la, e sai perché la frangia più, posso dirla sta cosa? Sì, ecco, solidali con gli operai dell'Ast, miei colleghi peraltro, grazie di questo. Chiaramente vi ringraziamo. Prego, di quello che chi è più, chi è più forte nel tifo e più acceso nel tifo è anche più sensibile, perché più appassionato. No, è vero, questa è stata una bella cosa. Ed è stata un'iniziativa inaspettata ed esemplare, che va applaudita e che secondo me denota il grandissimo livello di civiltà di tutte le genti umbre, in un momento che non riguarda critico, non riguarda solamente l'Aste, ma riguarda tutta la regione. Vabbè, detto questo, non è, che, è la prima volta. Non è che ti è dispiaciuto che sia l'89esimo fosse una segnata? Ma io vado con l'orto e zappi frati generalmente. Ecco. Vabbè, comunque no, al di là del Perù, adesso ci sono due nuove capoliste. Una l'avevamo affrontata lunedì, c'era Amore Secondo, che era bella. Gianluca, buona squadra. Ce l'abbiamo la classifica. L'Avellino, dicevo, che è una squadra ostica, difficile da affrontare, che anche con buone individuali. Ha questo Frosinone che probabilmente ancora non conosciamo molto bene, non l'abbiamo affrontata, una squadra che viene dalla Serie C, per il momento è un'ottima sorpresa. Adesso sul fatto che possa durare fino alla fine ho qualche dubbio. Devo dire che qualche favorita invece si sta cominciando a mettere in mostra, a cominciare dai nostri futuri prossimi, ecco, rivali. Sei pappine, hanno fatto al Trapani. Livorno, che è una squadra che dal centrocampo in su, la stavo guardando oggi per preparare l'articolo sugli avversari, è una squadra che dal centrocampo in su è forse la più forte del campionato. E gli rientra anche Calabino. Si permette di tenere in banchina per esempio Calabino o Siligardi, giocatori che in Serie B secondo me farebbero titolare dappertutto. Sono stati facilitati comunque dall'uomo in più. Sì, stai facilitando l'uomo in più, ma al di là di questa singola partita, secondo me Livorno è un'ottima squadra, ripeto, forse dalla cintola in su, ma anche in difesa ottime individualità. Ma lo stesso Bologna, che è passato, mi pare ormai ufficialmente e definitivamente alla cordata statunitense, finirà per lottare per i primi posti, invece rimane attardata qualche squadra un po' a sorpresa, tipo il Catania.
tipo lo stesso Pescara. Ma il Catania, non ho capito, si è esaurita la vena argentina? Mi dice qualcosa di strano sta succedendo, eh? Che c'erano tipo una ventina di argentini diventati italiani, mo sembra che siano di meno, gli toccherà giocare con gli italiani. Infatti ho visto che stanno facendo giocare tanti ragazzi della primavera, perché fino a qualche anno fa, insomma, a Catania c'erano almeno una ventina di naturalizzati. Comunque poi, insomma, saranno sempre in tempo a ricordare, ci porterebbe lontano, saranno sempre in tempo, però anche il Catania, lo stesso Latina, che sulla carta sembrava una delle squadre accreditate, anche con l'allontanamento di Beretta è cambiato poco. Un'altra delle squadre che secondo me è candidata ad andare in Serie A e lotterà fino alla fine è il Bari. Sono d'accordo. Ha vinto a Catania, un'ottima squadra, un grande pubblico dietro. La società ancora non ho capito chi so, però questo non fa niente. E c'è Papa Resta e comunque, insomma, secondo me il Bari è, se non altro per l'importanza della piazza e per il calore e l'entusiasmo che c'è attualmente, il Bari è un'altra delle candidate. Perugia è partito bene, adesso seriamente. Secondo me è una buona squadra, non è probabilmente fra le migliori 5-6. Io ritengo che abbia delle grosse carenze, soprattutto nel reparto offensivo, però insomma anche loro hanno un entusiasmo, un calore, una partecipazione di pubblico notevole, e non è da escludere che magari invece possano andare avanti così. Secondo me, rispetto alle prime partite, già sono molto caranti. Però... I salotti perugini mi inducono a una riflessione sul Perugia, se mi è consentita, sì. Seria e garbata. Indubbiamente hanno avuto delle assenze importantissime, però che la coperta sia corta a Perugia a Terni è due volte ancora più corta. L'attacco sicuramente non mi sembra ben attrezzato per questo campionato. Resta il fatto che potrebbe essere potenzialmente una squadra forte se imparerà ad essere un pochino più umile, soprattutto nel suo allenatore, il quale certe partite, prima di provare a vincerle, dovrebbe provare a non perderle, e faccio riferimento alla partita col Frosinone. Sai, le prime batoste, però, quando parti così con molto entusiasmo, poi le prime batoste, sì, tipo queste che hanno avuto, probabilmente insegnano a affrontare le cose, affrontare le partite con un pochino più di umiltà e un pochino questo vale con per lo tutti spirito... promossi? Sì, sì, vale per tutti, vale, non così. Solo per il Perugia, per tutti. È chiaro che se loro fanno tesoro di queste batoste, che per forza di cose, infatti sono arrivate, ma se non fossero arrivate ora magari sarebbero arrivate dopo, e allora poi il futuro può essere molto buono. Un'ultima notazione, se mi è consentita dal conducente alla trasmissione, delle valutazioni maligne che qualche collega perugino molto acuto, devo dire, fa sul fatto che questa partenza sparata del Perugia potrebbe essere servita, non dico in via esclusiva, ma quasi, a portare 7.200 abbonati. Comunque sarebbe una tecnica, sarebbe stata una scelta valida. Beh, sì, alla luce dei numeri, a Civicchia. Chiuso. Comunque Camplone è un allenatore emergente, come la squadra è neopromossa, è il primo campione di Serie B, quindi si trova comunque a pagare lo scotto. E anche in Serie C è successo più di una volta, non ricordo se era lo scorso campionato, due anni fa, che comunque partiva forte e poi aveva quello stop di due o tre partite. Io chiudo soltanto con una considerazione. Abbiamo parlato molto dei trattamenti arbitrali che ha avuto il Perugia anche in avvio. Tutto si compensa, come vedete, perché poi invece nella partita... nell'ultima partita ci sono state delle recriminazioni importanti, uno su Comotto, uno su Falcinelli, che non sono stati dati, insomma. Poi dopo il calcio di rigore è stato sbagliato da Ciofani, l'ex di turno, e poi è arrivato, insomma, anche il gol che ha preso il portiere, voglio dire, imbarazzante. Comunque ci sono state delle recriminazioni in senso inverso, quindi come vedete poi alla fine le cose girano. Conducente, ma questa è una trasmissione nella quale si parla del Perugia? No. E poi comunque come conduttore, prima di sentire possiamo parlare dello splendido Malta Italia, forse preferite comunque un'altra squadra, visto che Gigi parlava delle squadre appetibili. Anche il Carpi, anche se non l'abbiamo affrontato, secondo me sarà una squadra
che può dare fastidio. Ci andiamo tra tre domeniche. Perché comunque si gioca di martedì, tra l'altro. Vero, una buona squadra che ha già il telaio comunque della scorsa stagione. Una valutazione sulla Ternana a proposito di quel che stava dicendo, arrivo subito oggi, su quel che stava dicendo Olivia, molto importante. Ci siamo lamentati che le prime 4-5 partite le abbiamo sempre viaggiato. Adesso ci troveremo a giocare tre sabati consecutivi in casa, perché giocando martedì a Carpi rigiocheremo il sabato col Cittadella. Però ragazzi, guardate che in questo momento è... allora, intanto ci sono due considerazioni da fare: non si è giocato, e una considerazione negativa è che purtroppo Masi conterà la squalifica, tra l'altro questa cosa ha creato anche qualche disappunto proprio con il Livorno, e non ci voleva. Secondo aspetto è che io mi ricordo negli anni 80-90, quando c'erano queste cose, si risolvevano le cose quando non c'erano le PTV, eccetera, eccetera, in maniera molto semplice. Le due società concordi, si faceva l'inversione del campo e si risolveva girando. Quando non c'era il GOS, ma anche quando non c'erano le televisioni. Ma non per demonizzare le televisioni, anzi, noi tutti ne fruiamo e ne siamo lieti che ci siano, però effettivamente sarebbe bastato, anziché inventarsi decisioni scervellotiche, una semplice inversione. Abbiamo il mister Tessera al telefono. Bene, lo salutiamo. Mister, buonasera. Buonasera. Ben trovato. Buonasera. Ciao, buonasera. È la prima volta che quest'anno, mister. È la prima volta che interviene quest'anno. Io faccio gli onori di casa, però cedo subito la parola a Gigi Marini, che so che vuole chiederle un sacco di cose. No, veramente io lascerei, no, lo metto subito a suo agio, a parte gli scherzi. Innanzitutto voglio sapere se, insomma, questi due rinvii hanno creato dei disagi nella preparazione della squadra o comunque nel lavoro settimanale, diciamo, via. Allora, sicuramente qualche problemino ce l'ha portato, non è una settimana normale proprio nello svolgimento tecnico, poi non influisce su nulla perché abbiamo il tempo di preparare la partita con il Livorno, poi che avrei preferito sia giocare la partita, lo dico in anticipo, oppure avere la settimana standard sarebbe stato meglio, però nessuna scusante, tutto il tempo da prepararsi a quello che vogliamo per la partita di sabato. Comunque alla fine è meglio non aver giocato oggi alle 18, si sarebbe tornati in ritardi, ci avremmo avuto solo 3 giorni per preparare la partita con Livorno. La recuperiamo con calma, via. Sotto quell'aspetto lì decisamente sì, un'intrasettimanale così lontana sarebbe stato un pochino pesante da preparare la partita dopo. Prendiamo quello che viene, dobbiamo solo stare belli, concentrati, voltiosi di far bene, il resto lasciarlo alle spalle. Mister, buonasera. Scusa, anche perché mister, tra infortuni e squalifiche forse è meglio giocare un po' di meno, no? Che qui rischiamo che la squadra rimane con pochi elementi e lei con poche scelte a disposizione. Ma guardi, io le dico la sincera verità, l'ho detto nella prima conferenza stampa pre-partita in Pella, io preferisco sempre giocare perché è una questione che si tiene la concentrazione elevata, perché è una questione che si tiene il ritmo partita, perché va bene proprio per il campionato esserci sempre dentro con la testa piuttosto che mollare o di tira e molla, quindi non importa, eravamo un po' in emergenza, questo è vero, mancavano alcuni giocatori, ma ne recuperiamo uno o due, non è che cambi di molto il nostro modo di essere squadra, e quindi però questo è passato, ho detto abbiamo pochissimi giorni, però adesso siamo già a metà settimana e dovevamo solo pensare alla prossima partita, che è quella di Livorno, una partita molto difficile e impegnativa. Ecco, mister, buonasera, sono Olivia. Ciao Olivia, buonasera. Ciao. Posto che dicevamo sicuramente psicologicamente questo tira e molla non è una cosa splendida da affrontare, c'è da fare un rilievo che dicevo poco prima di questo collegamento, cioè che Masi, che doveva scontare la squalifica contro la Virtus Entella, si troverà a scontarla invece sabato con il Livorno, e questo certamente, vista la caratura del Livorno, non è che ci faccia granché piacere. D'altro canto, come anticipavi tu poc'anzi, magari per qualcuno, vedi anche Ferronetti, ci potrebbe essere la possibilità, ecco, Valient, ci potrebbe essere comunque per questi giocatori la possibilità di rientrare. Facci un po' un quadro dell'ultima situazione, soprattutto per quelli che potrebbero recuperare, mister. Valient rientra questa sera dai 10 giorni con la rappresentativa slovacca. Ferronetti io lo devo ringraziare perché si è messo a disposizione della squadra
quando abbiamo visto l'infortunio di Masi, via la squalifica di Masi, ed eravamo in emergenza totale perché anche Bastrini non stava bene, e da quella settimana teorica che avrebbe dovuto prendersi di curarsi per un problema che c'ha all'inserzione dell'adduttore, si è messo a disposizione. Chiaramente non è il meglio della condizione, lo abbiamo gestito e lo stiamo gestendo con gli allenamenti da non andarci troppo sopra e non creare ulteriori problematiche. Quindi arriverà sabato, adesso vediamo se è in condizioni di poter essere a disposizione al 100%, oltre che una panchina simbolica come sarebbe stata la partita con l'Entella. Ti faccio una domanda, sì, scusami. Altri ti faccio una domanda su Božinov. Arrivavo a lui, perché proprio oggi il medico mi ha detto che ha un problema. Un problemino all'adduttore, sì, è un'infiammazione, lui un po' soffre del terreno sintetico purtroppo, e noi purtroppo abbiamo quel campo lì dove ci alleniamo. Adesso ha due giorni che verrà gestito, 2 o 3 giorni, e vediamo arrivare a sabato anche lui se sarà a disposizione o meno. Andrà a fare dei lavori in acqua per mantenere un po' la condizione atletica, lo stesso, perché lo si può fare, e poi vediamo se riusciremo a sfiammarlo per fine settimana. Beh, insomma, la situazione comunque a livello numerico non è splendida, tra l'altro lo ricordiamo, insomma, c'è stato l'infortunio sia di Janse, ma anche quello di Piredda, che probabilmente starà fuori fino a, insomma, metà dicembre, credo, che non, insomma... Sì, sono due infortuni che mi dispiacciono un po'. Janse stava trovando un pochino di condizione, ma soprattutto con i compagni di amalgama, sta imparando bene la lingua, perché serve anche questo per giocare, e quindi era, diciamo, sulla rampa di lancio. A breve avrebbe sicuramente fatto... Quando torna disponibile? No, lui ne avrà ancora per una settimana a parte, penso dalla prossima settimana, entro 7-8 giorni inizierà con noi. E mentre Piredda, mi dispiace tantissimo, questo ragazzo è sfortunato, si è rotto alla prima partita del campionato, che ha giocato titolare, quindi per noi era un giocatore in quel ruolo che mi stava facendo bene ed ero molto soddisfatto, è rientrato e subito si è fatto male. Questo mi spiace molto per lui innanzitutto, e poi anche per noi non averlo a disposizione. Mister, lui che ora ha un mesetto ancora. Scusami, comunque al di là di tutto, lo dico io, mi pare la Ternana sia andata al di là di ogni più rosea aspettativa, soprattutto quelle che c'erano all'inizio del campionato. Adesso, al di là dei punti raccolti, mi pare una squadra che gioca, nonostante, ecco, tutte queste difficoltà, sta giocando molto meglio e comunque sta anche raccogliendo più di quello che pensavamo. Questo lo dico io, La ringrazio, ma a noi dire la verità, stiamo cercando fin dall'inizio di stagione di essere un gruppo, di essere una squadra e di avere una certa mentalità. Nessun proclama, perché personalmente so benissimo che dobbiamo tenere molto, molto alta la guardia e molto basse le parole, perché non servono e non ci portano punti. Noi dobbiamo solo stare concentrati, lavorare con grande serietà, con grande voglia, con grande umiltà e soprattutto entusiasmo, parlo a livello di squadra, e poi di portarlo in partita. Ma queste parole che sembrano e sono banali e sembrano anche retoriche, ma alla fine è l'unica ricetta vera che c'è: lavorare e mettere tutto per la maglia, e quello che finora questi ragazzi stanno facendo. Penso che a livello anche di prestazioni siano state più discrete, e forse ci manca qualche punticino. Questo non per dire che siamo bravi, per dire quello che è stato l'andamento finora. Mister, buonasera, sono Massimo Minciarelli. Buonasera. Una sua annotazione sui giovani della primavera, i Taurino, i Palumbo, i Boninsegni, i Russini e via discorrendo. Sono giocatori che potrebbero in qualche maniera interessarle, tra virgolette? Ma io penso che ci sia un paio di giovani di questi che possono avere anche qualcuno, anche una prospettiva importante. A breve chiaramente c'è da crescere molto, l'impatto fisico è ancora abbastanza importante, però non avrei nessun problema se ci fosse la necessità, o anche che leggo delle situazioni, di buttarmi dentro, nessuno. Non avrei preclusioni o tentennamenti. Sono dei ragazzi che, mi creda, non lo dico per presunzione, ma proprio era una chiacchierata che facevo con il mio secondo proprio qualche giorno fa,
il suo riscontro dell'allenatore della primavera, che aveva visto dei sensibili miglioramenti su quelle cose che magari uno da fuori non può conoscere di alcuni giocatori. Porto un esempio, Rossini è un giocatore che ha delle sue qualità e quelle sono sue individuali, però la fase difensiva, non rincorrere l'uomo, solo dargli fastidio, non sapeva cosa fosse. Oggi l'allenatore della primavera diceva proprio abbiamo visto i miglioramenti, corre, rincorre e fa la fase difensiva. Ecco, mi creda, è un grande risultato su piccole cose, perché poi c'è la qualità del giocatore che deve ancora crescere molto, ma le porto un esempio di quello che intendiamo lavoro. E su questo diciamo che questi sono giovani di prospettiva, di futuro, poi per l'immediato l'occasione arriverà qualche volta anche per loro e non ci piangeremo addosso che dobbiamo far giocare uno di questi ragazzi anche. Grazie. Volevo porre due quesiti, due interrogativi se vogliamo. Il primo è, proprio in base a quello che si è detto, ai tanti infortuni, e anche volentieri per carità, anche all'opportunità di aggregare qualche giovane, però fondamentalmente quello che abbiamo detto di questa squadra, che come si diceva con Gigi Manini è andata forse anche oltre le previsioni che avevamo potuto ipotizzare alla vigilia, però c'è un dato che un pochino preoccupa proprio in questa fase in cui si gioca anche tante partite infrasettimanali, poi ci sarà da recuperare anche quello con l'Entella, che la coperta è un po' corta, mister, perché al di là di quella che può essere la qualità individuale e la saldezza di questo gruppo sul quale francamente non abbiamo mai avuto dubbi, c'è di fatto però un aspetto numerico che un pochino preoccupa. Io volevo sapere anche un po' la tua visione, insomma, di... aggiungo per gennaio, ecco, si aspetta qualche rinforzo, sì. C'è un altro numerico. I numeri sono preoccupanti proprio, insomma, ecco. Sì, Livia, andiamo per ordine. Adesso questi siamo partiti a finita dalla con questi giocatori, con questo numero, di 22, che sicuramente non è una rosa ampia, è una rosa normale, diciamo, di una società di B che ha fatto un cambiamento, perché c'è un cambiamento radicale sulla strategia, diciamo, societaria. Parlo di investimento e parlo di lettura dei giovani, perché noi mi sembra che siamo la squadra o la prima o la più giovane o la seconda più giovane del campionato, quindi è un'inversione di tendenza. L'anno scorso era una rosa di 27 giocatori, dove a parte Valiant il resto non erano molto, molto giovani, non c'era in primavera vicino, insomma. Oggi è una rosa un po' più ristretta, ci sono state delle problematiche, mi sembra che siano state dette, societarie, e si è cercato una strada. Poi quello che sarà a gennaio, in base anche a tante situazioni che dovremo vedere, probabilmente qualcosa si potrà anche fare, da vedere. Vedremo il campionato cosa ci dirà da qua a gennaio. Oggi concentriamoci solo su quello che può essere le partite, perché ritornare indietro non ci aiuta. Chiaro che io mi ricordo che eravamo partiti in 10 a luglio, lo sappiamo. Poi per strada abbiamo fatto una strada e ci siamo ricomposti, siamo arrivati in 22, 23 col terzo portiere, c'è la rosa base, diciamo, di un organico, e poi la scelta appunto dei giovani primavera dietro, e noi speriamo di ripeto. Vabbè, è stato molto politico, è stato molto soft, diciamo. A gennaio qualcosa si aspetta. Però abbiamo capito, insomma, il concetto. Una domanda. No, ma è la realtà, non è certo, che no, certo. È una lettura reale di quello che è anche stato un pochino il passaggio estivo, con delle difficoltà, mi sembrano, certo, che è stata esplicitata da tante persone, non da me. Diciamo che fa di necessità virtù, via. Una domanda. Ci spiega e ci dice quanto è contento del clamoroso miglioramento di rendimento da parte di Avenatti e Viola, dico io, poi ce ne come ha fatto soprattutto? Come ha fatto? Ce lo spiega? No, guardi, io dico solo di una, di Avenatti, che me lo aspetto ancora molto più importante il miglioramento. E dico solo questo, gli altri non sto qui a sindacare, Avenatti è merito suo. Io non ho fatto nulla, io alleno come lo allenavo lo scorso anno. Il ragazzo si è presentato in ritiro, e queste sono parole che ho detto, è finito il ritiro ancora in condizioni fisiche decisamente migliori, aveva perso almeno 3 kg rispetto all'anno scorso, ma soprattutto con è un ragazzo che nella fase di ritiro su a Norcia si è messo in testa al gruppo a tirare quando l'anno scorso era sempre in fondo.
Quindi partendo dall'inizio, con questa fiducia eravamo contati, ha giocato, ha fatto vedere le sue qualità che ne ha e non sempre le tira fuori per quello che potrebbe, che penso che possa fare ancora meglio di quanto sta facendo, e sono convinto che possa far meglio proprio se ci mette ancora qualcosa in più e non si sente arrivato, che sarebbe un danno per lui, un danno importante per noi. E si è messo di busto buono, le qualità le ha sempre avute, non è che si è cambiato il giocatore. Però mister, scusi, la testa di un giocatore è un pochino, aggiungo un pochino, mister, l'aspettarlo dopo un anno di uno, non sia troppo modesto, perché l'anno scorso di testa non la prendeva mai, quest'anno non lo so se è stato lei o qualcuno del suo staff, la prende sempre, il motivo ci sarà, non è che è cresciuto ancora, perché già era alto l'anno scorso. No, va bene. Ma è merito suo, creda. Noi cerchiamo di stimolare tutti i giocatori nella maniera che pensiamo che sia più giusta, delle volte facciamo bene, delle volte sbagliamo, questo è fuori discussione, però cerchiamo di stimolarlo. Ad esempio, io ancora quando le dico che può migliorare, di stare ancora più in area di rigore, di essere ancora più dinamico, perché ha le possibilità fisiche di non accontentarsi, di fare la giocata tecnica perché è poco, e di vivere ancora di più l'area di rigore. Vediamo Castaldo nell'Avellino, cosa vuol dire la sua presenza di fisicità sola dentro l'area di rigore, non tanto di qualità, ma di fisicità e di determinazione. Ecco, lui questa cosa può migliorarla ancora proprio nell'andare ad attaccare la palla verso l'area di rigore. Gli piace tanto arretrare, che può andare bene in alcune circostanze, ma poi quell'area di rigore lo continua a ripetere. Questo è l'insistenza che lo troviamo appunto anche nel gioco aereo, poi perché i centimetri sono suoi, ma è il concetto di stare dentro l'area di rigore. Mi scusi se approfitto della sua disponibilità, una domanda, ma in assenza di nuovo di Piredda vogliamo insistere ancora con Eramo trequartista o proviamo qualcosa di diverso? Nel pensiero. Ma tanto di diverso non è che ci sia possibilità, la diversità potrebbe essere cambiare modulo, ma io sinceramente Eramo fa il gioco che ha fatto lo scorso anno Maiello. E l'altro trequartista è Falletti, che ha caratteristiche più offensive di trequartista. Se voi guardate anche delle squadre oggi che giocano 4-3-1-2, io dico che tutto si può sindacare, perché è normale quando facciamo gli opinionisti che chiacchieriamo, ed è normale che ognuno abbia la sua idea. La realtà un pochino mi dice che se guardo le squadre che praticano questo gioco o che l'hanno praticato nel passato, la parola trequartista è un pochino gigantita. Calcio italiano manca un pochino di giocatori di grande qualità, parlo a livello nazionale e non solo di Serie B. I trequartisti l'hanno fatto il mio amico Pinzi, che è un grande giocatore, ma che è più mediano di un trequartista, l'ha fatto la Samoa, lo ha fatto Terò, che è un attaccante, lo ha fatto Perrotta, che ha trasformato una squadra alla Roma, lui da mediano davanti alla difesa, incontrista, a trequartista con il suo inserimento. Quindi è una parola che si usa. Io trequartista lo uso come un centrocampo a rombo, come un far densità nella zona centrale del campo, e che abbia magari anche dei tempi di inserimento. Siccome Eramo nei tempi di inserimento è bravo, non avrà la gamba importante che può avere un trequartista o la qualità dell'ultimo passaggio, però il tiro in porta ce l'ha, l'inserimento nel gioco aereo ce l'ha, e la capacità di giostrare, di leggere le situazioni ce l'ha. È un centrocampista aggiunto, io dico, in modo da tenere la squadra più compatta nel mezzo del campo. Se gioco con Falletti, gioco con terzo attaccante. Questa è un pochino la mia disamina, perché poi le etichette ai ruoli o al modulo si va presto fatto. Mi pare di capire che quando c'è bisogno magari che un giocatore possa anche contenere, no, un centrocampista avversario, Eramo possa avere le caratteristiche giuste, quando invece questa condizione non c'è, Falletti può essere magari... ma se io gioco con, guardiamo i giocatori che ho a disposizione, se ho Gavazzi, Greco, ho due giocatori più abituati a fare la fase offensiva, quindi anche di avere un centrocampista trequartista un pochino più che venga a giocare, che sia più propositivo magari rispetto a Falletti, che fa più la comunque se glielo compravano il trequartista, ecco, infatti dall'ultima telefonata l'anno scorso la prima cosa che disse Tesserro proprio a questi microfoni in questa trasmissione era
No, visto come giocava con il modulo, si parlò subito di Rigoni e di altri possibili nomi, Mazzarani, eccetera. È l'unico giocatore che in realtà non è l'ultimo ruolo non è stato mai coperto fino in fondo. Scusa, guarda, io ero molto soddisfatto di quello che faceva Pireda, perché Pireda è proprio il classico trequartista, perché è un ragazzo della qualità, se gli piace l'incontro, piace giocare, ma la giocata, la finalizzazione alla verticale, è un giocoliere Pireda, e quindi può essere, se esco da quello che ho appena detto, dalla duttilità, da quello che chiedo al centrocampista offensivo, di essere un centrocampista offensivo, non lasciamo perdere la parola trequartista, io dico è un centrocampista, una volta si diceva un centrocampo a Roma, oggi si dice con il trequartista, ma non è che cambi molto, sono diciture, oppure cambiare il modulo tattico. Vabbè. Ma io, siccome non penso che il 4-3-1-2 sia intoccabile, e non penso che però sia un modulo che mi fa giocare o meno, penso che al momento anche Piccoletto Cesar mi possa garantire quel tipo di gioco, sembra che la squadra, il suo amalgama, il suo modo di stare in campo lo faccia finora in maniera più che dignitosa, e questa poi è la sostanza. Comunque Pireda è un ragazzo di grande talento, lo si sapeva, però anche l'anno scorso aveva avuto dei problemi, per questo è stato anche mandato a Terni per vedere se riusciva, no? Sì, ma questi sono un po' diversi, sono due situazioni diverse, una frattura al piede su un pestone e una distorsione al ginocchio su un tiro di un compagno. No, non era l'anno scorso, ho avuto un po' di pubagia, che purtroppo quando prende un ragazzo è un problema. Senti, un'ultima cosa, poi penso che ti abbiamo torturato con tante domande. Un'ultima cosa, ci puoi dire qualcosa in più di questo mezzo giallo che c'è stato su Popescu, che sembrava vicino alla risoluzione contrattuale perché non ha giocato neanche un minuto, eccetera, e poi dopo c'è stato questo dietro fronte? Come sono andate le cose? Quella di Fazzoletti, cioè noi. No, nessun giallo veramente. E il ragazzo ha avuto un momento di difficoltà, quindi si è sentito evidentemente, si è visto che non ha trovato spazio finora ed ha avuto un momento di difficoltà umana, comprensibile, che può succedere a qualsiasi persona, a qualsiasi fase della sua vita, e lui gli è successo. Due giorni di riflessioni sue, una chiacchierata, abbiamo risolto tutto, perché Popescu è anche un discreto giocatore, un buon giocatore che ci sta bene in una rosa tranquillamente. Come noi ci fidiamo di quello che fa lei, No, oggi ha giocato un po' poco, si è presentato in ritiro con una condizione fisica non buona, era sovrappeso, si è messo a posto, poi lì ha iniziato Pastrini, è arrivato Vitale. Quindi lui è un esterno sinistro di difesa, no mister? Così. È un esterno sinistro, è pieno di grinta, giocatore di temperamento, vedrete che anche lui avrà modo di mettersi in mostra, anche mettersi in mostra positivo, gliel'ho detto a lui, non bisogna aver fretta, 42 partite in una rosa, come avete detto voi, che non è ampissima, e quindi c'è lo spazio per tutti. E anche lui troverà la sua strada, ma è un ragazzo a posto che si è sempre impegnato, e mi aveva sorpreso questa sua così esternazione di volerci lasciare, ma è ritornato, perché è un ragazzo per bene, con voglia di far bene. Mister, noi la ringraziamo del tempo che ci ha concesso, della sua disponibilità. Ci promette però che ci viene a trovare una volta, prima della fine della stagione? Sicuramente vengo, io non sono molto televisivo, amo molto stare a casa, ma mettetevi pur d'accordo con Lorenzo e non ci sono problemi. Guardi, ho degli elementi che sono l'antitesi di quello che dovrebbe andare in televisione, per cui non si preoccupi, stia tranquillo. Ringraziamolo però, scusi mister, non solo per il collegamento e per carità, ma soprattutto per quello che ha fatto fino adesso, perché secondo me se da luglio, non è che lo dico perché sta qui, lo diciamo tutte le puntate. Perché se da luglio oggi la Ternana è una parvenza, ma è riuscita a essere una squadra competitiva, secondo me molto lo deve all'allenatore, Io non lo dico perché lei sta al telefono. Se si sintonizza un'altra volta sentirà che lo dico pure in altri. Poi se sbaglia lo dico, stia tranquillo, per carità. Io le dico solo una cosa, spero di che non farà sbagliare, vuol dire che la Ternana fa bene. Da parte mia, io penso solo a lavorare bene, con serietà, per quello che si può fare e che cerco con le mie forze, con i miei collaboratori, di metterci in campo tutto l'impegno, la voglia. Guardi, io una cosa, questa lo dico, che può sembrare populista, io non sono tutt'altro meno che populista, perché mi creda, sono lontano, però mi piace il rapporto con le persone per un semplice motivo. Viviamo in simbiosi, non c'è differenza.
chi vuole bene alla Ternana, e io sono il primo a voler bene, perché è il mio lavoro, è il mio futuro, e perché dove vado a lavorare ci mettiamo io e il mio staff il massimo impegno. Poi oltre a quello non possiamo fare se non dire quello, nel bene e nel male. L'ho detto il primo giorno che sono arrivato, lo continuo a ribadire oggi, sperando che le cose vadano bene, consapevoli che ci sarà da soffrire, da lottare tanto, ma anche da torcerci qualche cosa. Mister, un'ultima cosa, scusi, poi dopo la salutiamo perché siamo stati abbastanza lunghi. A proposito di Andà, suo ragazzo è quasi pronto? Forse? Di Andà è stata una bellissima sorpresa, mi posso permettere di dire, ho detto come lavoriamo, è stato solo il mio, penso per la volontà sua del ragazzo in primis, e che l'abbia convinto il mio preparatore, che lo ha preso a cuore, e penso che solo lui potesse riuscirci a convincerlo e soprattutto a crederci, visto che era dato per scontato che non potesse più giocare a calcio. E il ragazzo sta facendo dei progressi enormi, è stato operato di legamento oltre alla problematica che aveva, è stato operato di legamento a agosto, e quindi i tempi necessari minimi sono i 6 mesi canonici, con lui qualche tempo in più perché ha avuto le problematiche prima, però penso che da gennaio potrebbe essere, bella notizia, potrebbe essere anche quel giocatore in più che voi avete chiesto. Bella notizia. Vi facciamo in bocca al lupo tutti insieme, di cuore. Bella notizia. In bocca al lupo, grande grazie a Tilio Dessert, mister, in bocca al lupo anche a lei per il proseguo grazie del campionato. Buonasera. Ci vediamo sabato. Buonasera. Dico solo una cosa. Bella chiacchierata. Dico solo una cosa. Mi ricorda tanto, per passione e competenza, Gigi Del Neri, cioè un uomo, Gigi, che mangiava di calcio, che viveva di calcio e che lo viveva in una maniera molto intensa, e no, dico, magari questo si capisce di più, differentemente da Del Neri, non c'è necessità di fare... Invece a Terni Gigi Del Neri aveva un po' due popoli, no? Nel senso, chi lo stranava e chi invece non lo criticava. Devo dire che Attilio Dessert fino a questo momento ha messo d'accordo tutti, perché ha avuto la capacità di compattare. Io gli affiderei anche il mercato, ma guardate che quando spiega alcune cose, dice alcune cose anche di natura tecnica, tattica. Io stavo prima ascoltando alcune cose, le ho lette un po' tra le righe, no? Ho detto, ero incantato, mi piacerebbe parlarci più a lungo, perché ha una semplicità espositiva molto, esattamente, molto molto. Ma sai che avremmo potuto, io credo, tutti noi, poi ci siamo contenuti, avremmo potuto fargli 8.000 domande. Sì, perché... sì, io soprattutto mi sono contenuto prima sulla rosa. Abbiamo fatto parlare solo la prossima volta. No, perché vabbè, dopo non era il caso. Responsabilità sua, capisci? Cucino, cioè, è inutile metterlo in difficoltà su un argomento che sappiamo esattamente non dipende da lui. È inutile perché lui aveva sappiamo da chi dipende. Che dito accusatorio. No, ma anche perché gli potevamo chiedere come mai lui aveva chiesto di partire in ritiro con una buona parte della rosa. Infatti anche quello è venuto dopo comunque mi vengono la fiera di San Valentino, poi ecco la fiera di San Valentino, comunque mi vengono in mente, c'è delle favolose serate con Gigi Del Neri in una celebre Magnereccio con Gigi che cominciava a prendere i bicchieri, come diceva sinistra, poi non è moneta, ci dava sempre moneta. Alla fine lo capivamo anche bene, avevamo decriptato quel modo di parlare, però era uno che tatticamente insomma si aveva fatto su, soprattutto per la difesa. Assolutamente. Va bene, chiusa la parentesi Del Neri. Io sono in attesa poi di vedere, era inutile adesso chiederlo, di vedere, io parlavo di Bucino, dove lo piazzerà e come farà. Bucino per il momento mi sbaglio, io l'avevo parlato sarà... oggi con lo staff medico e sapevo che, per questo ho fatto la domanda, sapevo che aveva questo problema. Quando sarà di nuovo pronto ovviamente, perché... Ma il quesito che sorge spontaneo è un altro, ma sarà mai pronto? Io spero di sì, però vi posso dire una cosa, io l'avevo diversi anni fa, l'avevo seguito quando giocava a Vicenza. 2 anni fa, 3. Oh, per quanto poco, perché in verità poco, ho potuto vedere ora, a me sembra che sia più una seconda punta che non una prima punta rispetto a quando giocava a Vicenza. Quindi l'ho trovato cambiato come movimenti, eccetera, sempre forte, per carità, però non è più secondo me una prima punta. Posso dire una cosa, non ci nascondiamo, no? Perché dietro il dito mi vedete uguale.
Allora, questo è un giocatore i cui mezzi tecnici sono strepitosi, però io vorrei anche essere onesta. No? Sì, ma se questo avendo danni stava bene, ma veniva a terra. Da infortuni molto seri. Allora, lui ha avuto... Ce l'abbiamo, ci ha avuto comunque la rottura del tendine d'Achille, la rottura del crociato. Abbiamo qualcuno al telefono? Ci abbiamo Fabio Sagare, ciao Fabio! Buonasera a tutti. Meno che a uno, Fabio, meno che a Menciarelli. Ciao Fabio. No, ciao. Buonasera a tutti. Ci teneva che ci fossi, invece. Fabio, t'ho difeso, porca miseria. Ti ringrazio, ma penso che tu mi abbia difeso per le cose giuste, non per quello che è successo alla fine, perché penso che comunque sia un gesto che non va difeso, ecco. Ma che hai combinato? Ecco. Dai, raccontacela bene, su. Allora, innanzitutto parto dal dopo, che è la sala stampa, dove volevo specificare due cose, perché penso che a Terni ogni volta che parlo penso di fare danni, ecco, e questo non lo voglio fare, perché comunque tutti sanno, anche se può diventare patetica a un certo punto, no? Però tutti sanno quello che sento per questa città, ecco. Innanzitutto volevo dire che io quando ho detto città. Non sarà proprio questo che ci porta magari a dire o a fare gesti un po' esagerati, Fabio? Proprio il fatto che sei tanto legato a questa città, per cui magari, no? Secondo me a volte il troppo amore stroppia, come si dice in gergo. Stroppia. Comunque mi piaceva sottolineare che quando ho detto cittadina piccola in sala stampa, è normale che l'adrenalina non è che potevo pensare di essere frainteso. Ma volevo dire che è una città dove si conoscono tutti e che le cose si vengono a sapere, ma mai mi sarei permesso di dire cittadina piccola per dispettare Terni, ma soprattutto perché penso che nella città dove mi trovo oggi è molto più piccola, ecco, non è che... Sente mai. Che succede? Che ti sei mosso? Sta scomparendo. Quando ho detto Costello... No, perché io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Perché per un attimo non si è andata un po' via la voce, ecco. Vabbè, comunque quando si è capito. Quando ho detto Cozzella in sala stampa, non volevo dire che Cozzella dalla sera alla mattina per me sia diventato un eroe. Tutti sanno il mio pensiero e logicamente quando è stata fatta la scelta io l'ho dovuta condividere e penso di essermene andato comunque non facendo polemiche e niente, perché si era deciso di puntare su altri giocatori. Riguardo al gesto, è un gesto che ho sbagliato e sicuramente non va compreso, però quando sono andato verso Brignoli, e non mi va di dire quello che c'è stato perché sono cose mie e sue, sentire quel coro mi ha fatto male e mi ha fatto reagire in quel modo, che comunque ribadisco che non va né tollerato e né ammesso, ecco. Quindi solo per quello, chiedi scuse ai tifosi Ternani, direi, no? Sì, solo per quello, ma solo ed esclusivamente per quello e per la cittadina piccola, ecco. Per l'altra cosa non ci voglio ritornare neanche sopra, perché tutti sanno il mio pensiero. Fabio, ma quando viene... Aspetta. Fabio, a noi ce la puoi anche dire la verità, ormai sei un giocatore dell'Avellino, ma niente e nessuno potrà cancellare i sentimenti di amicizia sincera che ti hanno legato a noi di questo gruppo storico perlomeno. Adesso ti posso chiedere soltanto una cosa, e sempre nei limiti della diplomazia, e se vuoi intervenire su questo argomento. C'è qualcuno che te l'ha tirata a brutto? Ma penso che anche da fuori si possa vedere, ma non mi va neanche di fare la vittima, ecco. Io gioco a calcio e non tutto mi riesce sempre bene, però quando faccio qualche errore sicuramente lo faccio in buona fede. E lì dove sbaglio so riconoscerlo, ecco, come è successo a fine gara. Quello che è successo anche con Alberto è una cosa che sul campo mi dispiace che sia successa al 93esimo, evidentemente fino a quel momento non c'era stato modo per far venire un pisacane fuori più agguerrito, se vogliamo dire così, perché ho sentito da qualche parte che il mio comportamento finale è stato agguerrito nei confronti della Ternana e dei Ternani. Non mi sembra che durante la partita abbia avuto un atteggiamento, ecco, da ex col dente avvelenato. Non l'ho fatto l'anno scorso, non vedo il motivo perché lo dovevo fare quest'anno. Mi dispiace perché qualcuno è riuscito a farmi sbroccare, ecco, se si può dire così, e non mi riferisco ai tifosi, però chi mi conosce forse mi ha vissuto, sa che basta poco per farmi sbroccare, perché sicuramente
non è che mi piace rinchiudere le cose, però, ecco, scusa, mi piace vivere di istinto e di impulso, però, anche sbagliando, perché solo sbagliando sono cresciuto come sono cresciuto fino ad oggi. Ecco. Scusa Fabio, però il discorso che faceva prima Livia non è del tutto così gambato per me, nel senso che secondo me tu ogni volta che vieni a Terni senti un po' la tensione di sta partita, perché insomma dai l'idea che ti dispiace di essere andato via e che ti posso... In un certo modo. Mi pare che non vieni sempre tranquillissimo, ecco. Allora, se io ti rispondo come penso, no? Che, sì, che è vero, mi dispiace, e la gente, qualcuno logicamente riesce ad estrapolare sempre una cosa negativa. Del tipo, ma se voleva restare lo poteva fare perché aveva il contratto. Oggi in Italia tutti sanno che il contratto ce lo puoi avere, ma come può essere un contratto invisibile, ecco. Mi spiego bene. Oggi una società, se non punta più su un calciatore, gli dice, ascolta, cerca di un'altra squadra e qua rischi di giocare poco e niente. Oppure non rientri nei programmi. Siccome io ho vissuto un anno stando fuori e ho visto dinamiche che magari giocando non avrei mai visto, ho capito che la... Questi ti hanno fatto tre anni e hai fatto bene. Non ho capito? No, dico, questi ti hanno fatto tre anni di contratto, cioè, insomma, mi pare che... Ma io quello che voglio sapere, però, Fabio... Fabio, quattro, quest'anno me l'hanno allungato di un altro anno. Fabio, però io voglio sapere una cosa, me la devi dire. Sì. Ti è stato detto che non rientravi più nei programmi della Ternana? Sì, nel momento in cui io mi sono accorto che comunque anche con la vecchia guardia si era deciso di sposare... una situazione diversa, perché comunque quelli della vecchia guardia appena arrivavano in scadenza venivano allontanati. Io nel momento in cui ho capito, siccome venivo da un infortunio serio, certo, e comunque c'era una società neopromossa in B che volesse puntare su di me, allora è normale che in quel momento ho cercato un confronto con la società, perché poi, come ho detto già prima e svariate volte, mi fermava la gente di Terni e mi diceva, è vero che vai via. Siccome quando un giocatore va via è sempre l'ultimo a saperlo, non è che ho iniziato a giocare ieri. Allora mi sono guardato intorno e ho chiesto un confronto alla società. La società mi ha detto che non intendeva né allungarmi il contratto, né tantomeno se io fossi voluto andare via, sarei potuto andare via. Normale che non ho visto la voglia di trattenermi, poi ognuno può pensare come vuole. Perfetto. C'era chi magari aveva intenzione di investire su Fabio Pisacane, sul suo bene, futuro. La società sa bene che se mi avesse detto che se le cose fossero andate in un certo modo e poi ci saremmo seduti, non c'era nessun tipo di problema. Nel momento in cui una società ti dice che comunque sono su tipologie di giocatori diversi da quello che può essere Pisacane, che la difesa della Ternana era basata sui giocatori oltre il metro 80, allora io mi faccio la parte. Senti Fabio, ma sei primo in classifica? Ma io non sono primo in classifica, noi abbiamo 15 punti, sappiamo che le nostre caratteristiche sono l'umiltà e la fame. Dai, siete una bella squadra, Fabio, via, dai, sei visto anche a te. Cittadella insegna che noi dobbiamo scendere in campo sempre col coltello tra i denti. Se no rischiamo di perdere anche contro il Poggi Bonzi, senza offendere il Poggi Bonzi. Per carità, Tento, Va bene. Fabio, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ti ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, tenti in tempi non sospetti che non eri al telefono. A Terni, che la sera della partita hai fatto una cavolata. L'hai riconosciuto, ti sei scusato. Ma ti dico Fabio, l'hai detto, l'hai riconosciuto, ti sei scusato, eccetera, eccetera. Però ribadisco, un amico eri e un amico rimani. Ciao e in bocca al lupo. Io ti ringrazio e vi ringrazio soprattutto che mi avete dato la parola per parlare, perché come al solito logicamente non avete voi come ex delle Umbrie, no? In modo dell'Eterni non avete peli sulla lingua come me. Vi ringrazio tantissimo perché comunque è normale che chi vuole capire capisce, poi chi non vuole capire mi dispiace, ma la verità la sanno tutti in fondo al cuore, ecco. Un abbraccio Fabio, a presto. Ciao. Bene. Non è andato malissimo perché sta in una scuola che vuoi dire che si è sbagliato. Se uno che propone tre anni di contratto, ma anche quale. Comunque è sempre la solita storia, però lo sapevamo. 3 più 1 che ha allungato adesso praticamente. Non era rientrato. Noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Devi lanciare qualcosa tu? Sì, io dico semplicemente una cosa, se me lo consenti. In questo momento sarebbe logico che la trasmissione che faccio io in qualche maniera si occupasse del problema dell'asta.
Non lo farò per una forma di, non lo farò giovedì per una forma di rispetto nei confronti innanzitutto degli operai, perché andremo a ridire le stesse cose, soprattutto perché venerdì ci sarà un appuntamento cui ogni cittadino che ama, si vanta di definirsi ternano, non potrà mancare. Quindi è chiaro che io rimando tutte le mie considerazioni, le mie successive trasmissioni sull'asta a momenti, mi auguro, un pochettino più sereni di quello, di quanto non sia quello che stiamo vivendo, invitando tutti i ternani venerdì a partecipare compatti, massicci, incazzati alla manifestazione a favore degli operai dell'asta. Con questo, giovedì sera comunque avrò ospite, un ospite di lusso, mi torna a trovarmi il dottor Maurizio Santoloci, magistrato del Tribunale di Terni, esperto in materia ambientalistica, col quale discuteremo di cose importantissime, su questo non ci piove. Ma venerdì ricordiamocelo tutti quel che accadrà, eh. Ok, grazie Gigi Manini, grazie Livia Torre, grazie Enrico Briotti, grazie Massimo Fancianelli, grazie Francesco Petrelli. Grazie a voi che ci avete seguito anche questa sera, a martedì prossimo, Forza Fesa. Sera.